Siamo alla spiaggia di Pluto con la signora Franca. È un posto che a me piace molto perché io amo molto gli animali, come tutte le persone qui, penso. Adesso le chiederò, da quanti anni esiste? Mi sembra che sia un progetto recente, vero? Sono 2 anni. Praticamente l'anno scorso è stata così una prova e quest'anno invece è una cosa molto sentita da tutti. Non so se sentite che stanno abbaiando. Ha smesso, un cagnolino. Non c'è, è Gina. Gina, si chiama Gina. Che cagnolina è? È una meticcia. Carina. Ah, la vedo, adesso l'ho vista. Come vedete oggi non c'è tantissima gente perché il tempo è stato un po' inclemente. Speriamo di tornare la prossima settimana per vedere qualcosa di più. Tra l'altro la signora Franca mi diceva che lì, in quella zona, si organizzano corsi di agility al giovedì dalle 17 alle 19, giusto? Perfetto, è giusto. L'orario è 17-19. Spero che anche qualcuno che ci sente, che venga a trovarci, insomma. Ci sono degli esperti che fanno addestramento, eccetera. Ci sono degli esperti che sono educazione cinofila e agility. Vengono premiati anche i primi 3 della nostra spiaggia, i più bravi, i più simpatici, queste cose qua. Volevo dire anche che questa magnifica spiaggia di Pluto ha un sacco di posti, perché lei mi diceva 149 ombrelloni con 2 posti per cane. Esatto, 149 ombrelloni, 2 posti per cane e qualche volta anche 3, perché ci sono quelli piccolini che magari li tengono in braccio, che occupano meno spazio. Esatto. E possono andare in acqua? Possono entrare in acqua, nello spazio delimitato, e hanno le docette per essere risciacquati quando escono dall'acqua di mare. Le docette sono quelle lì che ho visto, vero? E voi mettete a disposizione la ciotolina? Ciotolina, guinzaglio e lettino per il cane. Diamo appuntamento alla prossima settimana? Appuntamento alla prossima settimana e molto numerosi. Va bene, il prossimo giovedì allora alle 17, così ci godiamo questa seduta di agili. Perfetto. Grazie mille, signora Franca.